un'Europa che non dà risposte, non dà risposte a tutte quelle fasce di popolazione. Questo la pensate allo stesso modo. Sì, però tendono una parte di sinistra poi a cercare di racchiuderlo in un voto che poi nelle amministrative xenofobo, magari si populista. Traduce in movimenti che vengono definiti xenofobi, estremisti, da quello della Lega al Movimento 5 Stelle, perché comunque entrambi vengono dipinti come dei partiti, dei movimenti senza proposte, quando la Lega ben ne ha e ne ha tante, anche sulle politiche europee, perché l'Europa, la cosa fondamentale che bisogna dire, è proprio quella che tutti i trattati, tutto quello che viene fatto in Europa non viene fatto da persone elette, per cui non rispondono al popolo, non rispondono a nessuno. Questo è il grande problema del distacco fra le problematiche che i cittadini hanno ogni giorno rispetto magari alle grandi lobby che invece vengono rappresentate. Allora, volevo sentire una battuta della Pars.